questa sera c'è un protocollo d'intesa tra i tre comuni, Francavilla, Ceglie Messapico e Villa Castelli. Che cosa intendete fare con questo protocollo d'intesa per il futuro turistico? Intanto intendiamo sostenere l'iniziativa di alcuni cittadini riuniti in associazioni che hanno partecipato a un bando della Fondazione per il Sud e insomma si tratta di provare a tracciare un itinerario che è turistico, ma direi più in generale un itinerario culturale che passa attraverso le specchie che sono disseminate nel nostro territorio e questa è una intenzione che può tenere insieme i territori appunto di questi tre comuni che stasera sono qui rappresentati da noi sindaci, ma non solo. Quindi da una parte si tratta di accompagnare, come ho detto poco fa, l'iniziativa di alcuni cittadini che intendono, se riusciranno ad intercettare questo finanziamento, insieme alle amministrazioni comunali allestiranno questo percorso attraverso la segnaletica, attraverso altri servizi. Dall'altra parte si tratta di porre le basi perché questa cosa qui vogliamo farla comunque, sempre d'intesa con i cittadini che hanno avanzato questa proposta progettuale. Vogliamo metterci insieme e cominciare a tracciare questo solco che poi diventerà un percorso che attraverserà le nostre campagne, quella di questa parte della Puglia che si trova insomma a sud della Valle d'Itria e a nord del Pieno Salento. Vogliamo provare a valorizzarla perché riteniamo che anche da queste parti il paesaggio sia particolarmente suggestivo e non replicabile altrove. Questo protocollo d'intesa dà la possibilità a questi piccoli centri, Villa Castelli, Ceglie Messapico e Francavilla Fontana, di un percorso turistico diverso del passato. Dicevo poc'anzi, è una soddisfazione per me come sindaco di Villa Castelli partecipare a questo protocollo d'intesa tra le due altre realtà, quella di Francavilla e di Ceglie Messapico. Un momento fondamentale, importante perché le istituzioni che collaborano per ottenere finanziamenti con le altre realtà, con le associazioni e con questo noi promuoveremo il nostro territorio, le nostre specchie, con il turismo lento e attraverso questo poi noi possiamo promuovere i nostri prodotti, il nostro territorio, anzi è un modo anche per ottimizzare le risorse e ottimizzare l'organizzazione degli eventi perché molte volte la gente nella stessa giornata ci sono eventi sia a Villa Castelli, a Ceglie, a Francavilla e questo poi non è bello perché le risorse poi quelle sono, invece così lavorando insieme sono certo che portiamo un risultato e potremmo dare la vera visibilità che le nostre città meritano, anche le piccole realtà. Noi a Ceglie insomma sono ormai 10 anni che puntiamo a diversificare quella che è l'offerta turistica del nostro territorio, diversificarlo in tanti aspetti, sicuramente quello del turismo lento è uno degli aspetti che meglio identifica e caratterizza il nostro territorio, ma stasera insomma i nostri territori, perché diventa fondamentale non solo puntare su quello che sono le risorse, le ricchezze ambientali, culturali dei nostri territori e nella tipologia appunto di fruizione di questi beni, ma diventa altrettanto fondamentale fare rete tra territori insomma, che hanno un'affinità, come ho detto prima, ambientale ma anche culturale, per essere attrattori sempre più qualificati verso un turismo di qualità e soprattutto diverso da quello che sono i canoni abituali del turista che viene da noi magari per la gastronomia o per altri aspetti. Vincenzo Intermite, che è il rappresentante di un gruppo di giovani che hanno avuto questa brillante idea della riscoperta delle specchie nel nostro territorio brindisino nord, diciamo così. Ne vogliamo parlare un attimo? Assolutamente sì, rappresento quello che poi tutto il gruppo di lavoro che ha proposto appunto il progetto alle amministrazioni ed è quello appunto, essendo tre comuni confinanti, quello di prendere in considerazione un itinerario comune che potesse appunto valorizzare quelli che sono i beni archeologici e naturalistici del nostro territorio. E diciamo l'elemento specchie, quindi Messapi, quindi territorio, è quello che unisce appunto i tre comuni che sono Francavilla come capofila, Ceglie e Villa Castelli. Questo percorso lento, oltre alle specchie, ci saranno le pagliare, c'è tutto un percorso storico del nostro territorio, vero?
Sì, assolutamente, diciamo, il pretesto è quello delle specchie, che insistono appunto sulle strade secondarie, sulla viabilità secondaria, e i famosi, che un po' tutti conosciamo, i nostri passaturi o tratturi, cioè le strade di campagna rurali. Diciamo, il pretesto è le specchie appunto, e tutto quello che però interessa il tracciato non è solo da un punto di vista appunto archeologico, che sono le specchie, ma trulli, per esempio se pensiamo alla zona di Celia, alla zona a confine, ma non solo, gli acquari, le fogge, tutta quella che è l'architettura rurale del nostro territorio, ma non solo, tutti i beni anche legati all'ambiente, quindi per citarne qualcuno, la flora e la fauna che noi abbiamo, come ad esempio gli ulivi secolari, le querce, tutto quello che raccoglie il nostro territorio. Quindi questo pezzo di tracciato non fa altro che mettere all'interno tutta una serie di punti di interesse, si chiamano così in gergo, che appunto valorizzano, fanno conoscere, scoprire e soprattutto tutelare quello che è il nostro territorio. Noi vi facciamo tantissimi auguri di questa brillante idea. Grazie, grazie a voi, speriamo che il tutto vada in porto. Oltre alla partecipazione al bando, però la nostra presenza è qui anche per sancire questa alleanza fra i tre comuni, quindi se facciamo gli scongiuri, il bando non dovesse passare, comunque abbiamo interesse a appunto continuare e cercare di fare questo itinerario comune con le associazioni, che ricordo sono Camminamenti di Francavilla, la Consulta per la Mobilità Sostenibile di Celie Messapiche, quindi itinerari lenti, e FIAB e Ulivi Secolari di Villa Castelli con le amministrazioni.